Un saluto a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, stiamo rifacendo una nuova diretta radio web con molte persone, molti amici del gruppo uditori di voci o del gruppo delle tecnologie che vengono immesse attraverso l'etere con armi a frequenze dirette e tanto altro. Però questa riunione non serve per divulgare gli attacchi che subiamo noi, ma serve per far capire che se ci uniamo in gruppo noi possiamo praticamente parlare, dialogare, capire i nostri problemi, capire le nostre problematiche e cercare di arrivare a una conclusione in un aiuto reciproco dei vari problemi, delle varie problematiche e cercare di arrivare a delle conclusioni su questi avvenimenti che accadono. Voglio ricordare che a me mi hanno collegato il 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo delle forze dell'ordine, il quale dopo 2 giorni ho subito attacchi, frequenze, ustioni nel cervello, gravi patologie e tanto altro. E ora che sono passati quasi 15 anni abbiamo capito che le patologie non sono nostre, ma vengono provocate da tecnologie esterne attraverso le frequenze che vengono sparate ad onde convogliate sul nostro corpo che ci creano gravissimi disturbi fisici e psicologici. Ora passo la linea a un nostro caro amico che vi spiegherà anche lui le problematiche e le varie cose del caso. Buonasera, volevo semplicemente dire che in pratica anche io subisco cose di questo tipo. Non ho telepatia come anche altre persone che da più tempo di me hanno queste cose, però dal 26 giugno dell'anno scorso, quindi 2013, ho un sibilo continuo all'orecchio sinistro. Questo lo posso confermare perché in pratica è una cosa che non posso negare. E in pratica ho anche alcune volte bruciori in viso o sulla faccia, o anche altri dolori alle costole. E questo in pratica è quello che in pratica posso dire io. Vorrei passare la linea invece di nuovo a Emiliano, che deve dire anche altre cose. Io, la mia testimonianza è questa. Allora, grazie tante. Abbiamo visto che nelle riunioni che facciamo non siamo tutte persone pazze o schizofreniche, ma siamo persone reali che vengono sottoposte a queste sorte di sperimentazioni di armi ad energie dirette e che tutti quanti abbiamo quasi gli stessi identici sintomi, le stesse identiche frequenze, gli stessi identici disturbi, le stesse identiche patologie. E poi facciamo dei numerosi test. Adesso stiamo facendo dei test relativi alle frequenze dei campi elettromagnetici della risonanza di Schumann. Stiamo facendo dei test relative alle frequenze del surriscaldamento sul corpo, stiamo facendo dei test con dei termometri a infrarossi per vedere l'aumento delle temperature anomale che avvengono sul nostro corpo e addirittura l'aumento del battito cardiaco, delle frequenze delle pressioni cardiache e tanto altro. Adesso passo a una persona che è venuta da Napoli. Un caro amico che è venuto da Napoli, che è una persona come noi e che praticamente vi spiegherà tutto quanto, gli avvenimenti che anche lui accadono. Salve ragazzi, sono Twain. In realtà quello che ho subito io va avanti dal 2004, a differenza degli altri due speaker che vi hanno elencato per sommi capi quello che hanno subito. La mia venuta per quel che riguarda Roma per la testimonianza, io l'ho voluta fortemente per un semplice fatto, perché oltre ad essere un aiuto per tante persone che hanno evitato di suicidarsi, hanno evitato di prendere pasticche psicofarmaci e fare la morte di persone come Luciano Pavarotti o tante altre persone che purtroppo sono morte. Sono
sono morte a causa di, non, di una noncuranza del fenomeno della telepatia a distanza, oppure controllo sistemico telepatico. Il mio intervento è semplice ma sostanzioso. Non risulta essere solo un aiuto per quel che riguarda Emiliano, che ha salvato anche delle vite con le sue conoscenze, con i suoi studi, con i suoi anni di sacrifici e testimonianze per terzi. Lui ha parlato anche per bocca di altre persone che a quest'ora sono ancora vive grazie a lui, grazie al nostro intervento, e ne saranno vive ulteriormente altre. E non risulterà essere questo un mio intervento solo un aiuto per, ma una ricerca di una soluzione per trovare una conclusione ai 15 anni di torture subite da lui, ai 10 anni di torture subite da me a causa della telepatia a distanza. Io non sono contro l'utilizzo della telepatia con le onde meccaniche, tramite le onde meccaniche, ma sono contro l'utilizzo della telepatia mal gestita a causa dell'elettromagnetismo e a distanza, con gli acufeni denominati Sibilo dal nostro speaker in precedenza. Io ho avuto dei gravi danni alla tecnica di emissione del suono, alla deambulazione, alla capacità di intendere e di volere, che purtroppo mi è stata lenita. E ti parlo, te ascoltatore che stai appunto ascoltando in questo momento la nostra conversazione, da oltre che uditore della telepatia, ma anche per terza persona, cioè sto parlando per cose che hanno subito, di cose che hanno subito anche altri individui. La testimonianza è effettuata perché io conosco dei rimedi effettuabili tramite degli esercizi che vanno fatti con ponderazione, con criterio. Vi saluto e passo la linea a Emiliano, che vi dirà ulteriori cose. Allora, ringraziamo queste persone che ovviamente sono venute a queste riunioni, che tanti ci hanno detto che noi facciamo riunioni per quale motivo. Noi le facciamo per far capire alle persone che vengono attaccate con queste tecnologie, armi ad energie dirette, telepatia artificiale, frequenze di manipolazione sul corpo e tanto altro, che noi siamo perlomeno un punto d'ascolto. Vengono, si sfogano, ci fanno capire i loro problemi, cerchiamo di aiutarli, cerchiamo di creare dei gruppi, perché le persone giustamente camminano per strada, si sentono parlare in testa, si sentono queste frequenze sul corpo. La prima cosa che uno fa, apre la finestra, si butta di sotto. Ma se invece non viene divulgata questa tipo di tecnologia, questi tipi di sperimentazioni, questi tipi di torture che vengono fatte sul nostro corpo, le persone rimangono ignare di ciò che gli accade. Ci abbiamo persone che sono andate in TSO e non sanno manco loro per quale motivo stavano in TSO. Abbiamo persone che praticamente hanno creato danni ai familiari perché pensavano che erano diventati pazzi, che erano diventati schizofrenici, che erano diventati malati di mente. Dovete ovviamente fare delle analisi, dei test, delle ricerche prima di poter dire è un attacco ad energia diretta o una manipolazione cerebrale. E dopo, se non ci sono soluzioni per queste vostre patologie, noi stiamo a braccia aperte, gratuitamente. Venite da noi, ci contattate, noi cerchiamo di sentire le vostre problematiche e di darvi una mano in modo più coerente, stando tutti quanti insieme, facendoci una passeggiata, facendoci una pizza. La cosa migliore è parlare, divulgare e buttare fuori tutte le vostre tensioni in un modo più coerente, in un dialogo, stando tutti insieme, scherzando, ridendo, anche che purtroppo molti di noi anche alla riunione
veniamo attaccati fortemente con le tecnologie, con le armi, energie dirette e con tante frequenze sul riscaldamento della mente, patologie all'interno degli occhi, perdita della memoria e tanto altro. Emiliano, posso farti una domanda? Come sei venuto a conoscenza che questa è la telepatia e non quel che possono definire i dottori una patologia malsana o schizofrenica, come mi consiglia una psicologa, che possa lenire la psiche non solo della persona in questione, quale tu possa essere, ma anche le persone che stanno attorno a te? Quindi, come sei venuto a conoscenza che questa era telepatia e non altra patologia che possa essere lenitiva, lesionante? Da quello che ho studiato in questi anni, ho capito che la telepatia artificiale indotta non ti permette di dialogare con una persona e avere le risposte di una persona anche mentre stai dormendo. La prima cosa che mi sono accorto è che se io sono malato di mente ho una telepatia costante all'interno del cervello e faccio cose strane, cose anomale, sento frasi anomale. Io avevo proprio un dialogo diretto con persone che mi rispondevano, addirittura gli dicevo: ma che ora è ora? Io senza vedere l'orologio mi arrivava praticamente l'orario, oppure andavo in determinati posti, succedevano degli avvenimenti, come se io rilevavo l'avvenimento che stava accadendo ancora prima. E hai fatto quindi degli studi approfonditi, pratici, esercizi che hanno, grazie alle tecnologie, grazie a tutto quello che riguarda attrezzature correlate alla tua attività, che mi hanno comprovato che quello che dicessi tu, insieme ai tuoi, ai nostri, ai discorsi sensatissimi di ogni essere umano a te a fianco, testimoniano. È vero, è vero. Attraverso dei fonografi, attraverso degli elettroencefalografi, attraverso degli analizzatori di spettro, attraverso dei generatori di rumore, ho capito che le stesse identiche frequenze che avevo nel cervello, le stesse identiche patologie o le stesse identiche frequenze del campo magnetico terrestre o addirittura delle frequenze dell'elettromagnetismo venivano totalmente amplificate in casa di queste povere vittime, di queste povere persone che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani. È questo che è stato il mio riscontro, a capire che quando veniamo attaccati determinate frequenze aumentano, quando non veniamo attaccati le frequenze diminuiscono. Abbiamo fatto dei numerosi test anche a casa di Irene Silvestri e abbiamo riscontrato che quando Irene Silvestri è ritornata in Italia le frequenze all'interno di casa erano totalmente cambiate e c'era un rilassamento all'interno di casa, cioè si sta bene. Ovviamente ogni tanto purtroppo veniamo attaccati noi e dobbiamo sentire queste patologie amplificarsi sul nostro corpo e creare determinati disturbi e patologie. Adesso in questo momento passo la linea, siccome l'ho citata, a Irene Silvestri, che spiegherà gli eventuali cambiamenti relativi alle frequenze che sono diminuite e come lei ha combattuto queste persone facendo dei sacrifici, facendo delle denunce continue e cercando di aiutare più persone possibili attraverso questo sistema di divulgazione che serve moltissimo per aiutare tante persone vittime del controllo neurale. Salve, sono Irene Silvestri, sono un ex testimone diretto, perché ho vissuto questa esperienza terrificante da 4 anni a questa parte. Sono ormai anni che il mio nome lascia un eco su tutto il web, da YouTube, Google, Spreaker, che io ho utilizzato per scoprire questi criminali che comunque si divertono a torturarci giorno e notte con queste nuove tecnologie in via di sperimentazione.
Ovviamente potrei evitare di fare questo intervento, ma comunque lo sto facendo a nome di tutte le vittime d'Italia e del mondo. Questo per dire che comunque nonostante, innanzitutto vi invito a documentarvi sulla mia storia e sono qui anche per soprattutto darvi una soluzione, Qual è la perché tua forza di io lotta, Irene? Ma io ne sono uscita e sono stata staccata sia a livello di telepatia che a livello di torture. Qual è la mia soluzione? Denunce, bisogna scoprirli. Io ho una mail list di 180 mail, dalla Presidenza del Senato a quella dei ministri, Medici contro le torture, Amnesty International, Croce Rossa, Tribunale speciale contro il genocidio del Canada, John Finch in Australia, cioè è una mailing list che arriva fino all'AIA a Strasburgo e quindi ho fatto i miei interventi su Spreaker e tutti i giorni, tutte le notti, quando venivo torturata e massacrata, li spedivo a questa mailing list di 180 persone che potevano prendere coscienza, ovviamente anche di più perché spedivo la mail alla Presidenza del Consiglio, ovviamente veniva letta da tutti i ministri e di conseguenza l'ho resa pubblica il più possibile. Ovviamente adesso sono stata staccata, come vi ripeto, però potrebbero sempre programmare di togliere dai piedi un testimone scomodo, perché io oggi sono un testimone scomodo. Come ha detto un mio amico, io sono patrimonio dell'umanità perché sono comunque una testimone diretta di un'esperienza allucinante, un'esperienza che comunque all'incirca 400-500 persone in Italia hanno vissuto direttamente sulla propria pelle. Solo che purtroppo abbiamo un punto a nostro svantaggio perché la maggior parte delle persone hanno paura ad esporsi. È sbagliatissimo perché la paura purtroppo ci rende fragili. In una situazione di questo genere bisogna assolutamente scoprirsi perché intanto di fronte alla morte non c'è altra soluzione. Morte per morte, tanto vale esporsi, fare denunce, denunce, ma non denunce mandate alla procura della propria città, ma denunce spedite in tutto il mondo, in modo che all'AIA, a Strasburgo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti, dai Medici contro le frontiere, Amnesty International, tutti conoscano la situazione di ognuno di noi. Quindi renderla pubblica, scoprirli il più possibile. Io ne sono uscita e sono qui apposta per farvelo presente. Perché soffro nel ricevere tutti i giorni telefonate da vittime di tutta Italia che mi telefonano da tutta l'Italia, da Milano a Bari, a Napoli, Palermo. Ogni giorno mi telefonano per ringraziarmi del mio supporto su internet. E quindi niente, sono qui per dirvi, scopritevi, fate denunce, ma non fate denunce solo alla vostra procura, ma devono essere denunce che vanno rese il più pubblico possibile. Quindi chi mi vuole contattare può, ha tutto il modo per contattarmi, ha tutte la possibilità di contattarmi e avere tutte le mail, la mia mail list, che vi permetterà di uscire finalmente da questo purgatorio, perché di purgatorio si tratta. Entrare in un sistema di questo genere significa veramente soffrire le pene del purgatorio, se non quelle dell'inferno, perché vi posso garantire che io ho vissuto di tutto e di più. Sono stata torturata fino ai limiti della morte. Quindi oggi ne sono uscita e sono qui per darvi tutta la mia solidarietà e proporvi comunque la soluzione. Non abbiate paura, esponetevi il più possibile e vi faccio gli auguri di tutto cuore. Per qualsiasi motivo, per qualsiasi supporto, sapete dove trovarmi. Potrebbe essere un modo
modo per superare la nostra paura, entrare a far parte della vostra associazione, del vostro gruppo, in tal modo da poter raccogliere anche la nostra testimonianza, come stai facendo tu, Irene Silvestri? Ma assolutamente sì, certo, perché la solidarietà in una situazione di questo genere è la cosa più importante. Bisogna essere il più possibile. Purtroppo ci sono degli elementi che disgregano il gruppo e sono estremamente deleteri per un lavoro di questo genere. Io prego tutti quelli che ci stanno ascoltando di scrollarsi di dosso la presunzione e l'arroganza, e di un po' come scrollarsi l'elettromagnetismo di dosso durante, esatto, l'esercizio in palestra, esatto, o in spiaggia, diciamo. Esatto, per combattere questo nemico terribile, così esteso a livello mondiale, non serve solo la solidarietà. Quindi più siamo e meglio è. Quindi cerchiamo di unirci il più possibile e evitiamo disgregazioni del gruppo. Come possiamo farci sentire e mandarti messaggi, o mandare messaggi a te, oppure, che ne so, a Emiliano o agli altri ragazzi dell'intervista in generale, per quanto... associati con voi? Bene, per quanto riguarda Emiliano ve lo dirà direttamente lui. Per quanto riguarda me, mi potete contattare su sirio24@gmail.com per dei contatti più approfonditi, poi ci metteremo d'accordo. Comunque vi ringrazio per l'attenzione. Niente, auguro a tutti di poter risolvere questa situazione, ma io vi ho dato dei consigli, non dall'alto di un altare, ma dal basso di una persona che ha subito un'esperienza diretta e ne è uscita grazie a un grande lavoro di pubblicità, ok? Perché bisogna mettere allo scoperto, scoprire il più possibile. Vi ripasso Emiliano con il suo ultimo intervento. Sì, buonasera a tutti. Allora, cari amici, avete sentito che praticamente non siamo soli, o siamo pazzi, o siamo persone che praticamente diciamo delle cose così anomale. Allora, vi do alcune indicazioni per scrivere eventualmente, se volete venire nelle nostre riunioni, nei nostri gruppi, se vi volete unire attraverso il nostro supporto morale, il nostro gruppo d'ascolto. Allora, vittime del controllo neurale @gmail.com. Se volete seguire uno dei miei blog, è vittime del controllo neurale satellitare.blogspot.it. Poi c'è anche un altro blog che segue praticamente le nostre vicende, ricercatori di fenomeni inspiegabili nel mondo, blogspot.it. Da lì potete anche vedere le nostre ricerche, le varie nostre situazioni, le nostre divulgazioni e tanto altro. O se no, su Spreaker, su Emiliano Babilonia, oppure su Angeli Custodi MK Oltre Italia, che ho anche i canali su YouTube, il quale potete poi vedere le nostre riunioni, le nostre registrazioni, e praticamente capire che noi non siamo dei malati di mente che vogliamo fare chissà che cosa. Noi cerchiamo solamente di raggruppare persone che subiscono queste torture, queste sperimentazioni su cavi umane, e di aiutarle anche solamente per un supporto di amicizia, anche solamente per un supporto di sostegno morale, fisico e psicologico. Questo è quello che dobbiamo fare, una sorta di ricerca, una sorta di gruppo che risolve i determinati problemi e che fa capire le determinate situazioni. Adesso dal vivo, perché noi dobbiamo tutti quanti insieme stare riuniti, perché se uno sta nascosto dentro una parte, uno sta nascosto dentro l'altra, e nessuno viene a queste riunioni, nessuno crea un gruppo, nessuno crea una sorta di riunione, un sit-in e tanto altro, non riusciamo poi a capire, ad unirci e cercare di creare una soluzione. Perché se voi ci dite una cosa
oppure un'altra, oppure cercate di sbagliare le cose che voi presumete che siano corrette oppure sbagliate attraverso questi attacchi, queste manipolazioni, potreste fare magari denunce che non c'entrano niente e che creano danno sia a voi, ai vostri parenti o chi andate a denunciare, che magari non c'entrano proprio niente sul discorso dell'attacco ad con l'arma ad energia diretta, della manipolazione cerebrale o tanto altro. Voglio sempre ricordare che questa è una tecnologia da oltre 100 miliardi di euro che pochi possono avere e pochi possono utilizzare questi sistemi. Il nostro scopo è di cercare e di progettare una stanza che permette, sia attraverso la risonanza magnetica, sia attraverso le frequenze dirette sul corpo, sia attraverso la gabbia di Faraday, la stanza anegonica, di schermare le frequenze primarie e di creare una stabilità armonica durante la notte, che è una cosa molto importante: dormire serenamente, non avere disturbi relativi agli attacchi delle armi ad energie dirette o tanto altro. Un secondo che vi ripasso, che voleva dire una cosa il nostro amico, il nostro amico che è venuto da Napoli, che è stata una delle poche persone che ha detto domani mattina vengo, e ha preso il treno e è venuto praticamente, come anche un altro nostro amico che è venuto da Viterbo, ha detto io vengo perché voglio stare con voi, voglio capire che cosa succede e voglio cercare di aiutare più persone possibili relative al supporto di ascolto, supporto morale e supporto di ragionamento coerente. Ma le ultime cose che io avevo intenzione di dire sono i contatti attraverso i quali voi potete testimoniare quello che state ricevendo, quello che state subendo. E il contatto potrebbe essere Twain su Facebook, trovarmi, mi potete trovare facendo lo spelling sillabato TWA, lasciando uno spazio I maiuscola N, e in più la mail twainago@gmail.com. Detto un po' così a voce è un po' difficile da decifrare, però chi è dedito all'ascolto di speaker di quello che Emiliano, Irene e tutti coloro che hanno sofferto di questa pena, per rifarmi alla parola appunto degli altri che hanno testimoniato per me finché io non c'ero, e grazie per l'ascolto e per coloro che diranno la propria, che è la cosa più importante. Allora, amici, vi lascio anche il mio gruppo su Facebook, che è SOS Vittime di Torture Psicologiche, o se no Emiliano Babilonia o Angeli Custodi MK Ult Italia. Ho numerosi gruppi, numerose pagine, anche gruppi che non vengono visti dalle altre persone, solo se volete divulgare o dire la vostra relativa a questi attacchi, a queste situazioni che vi succedono. Però una cosa che vi dico: non vi nascondete, cercate di denunciare, cercate di, perlomeno anche anonimamente, di venire a queste riunioni e di dare un supporto sia psicologico o un supporto di dialogo alle persone che subiscono questi attacchi. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia.